dai dati che abbiamo, sì, c'è bed and breakfast, alberghi, insomma è tutto pieno a Napoli e questo ci riempie di responsabilità anche, non solo di orgoglio. Ecco, la gestione delle strade, come sarà? Ma devo dire che, lo dicevamo prima, lo sforzo che è stato messo in campo è forte. Cioè, comunque le risorse economiche per garantire servizi aggiuntivi ci sono. Le risposte dei lavoratori nella maggioranza dei casi sono adeguate, al di là di qualche singola circostanza. Io voglio ringraziare veramente i lavoratori di ASIA, di Napoli Servizi, di ANM, stanno facendo davvero un lavoro importante, lo faranno anche nelle prossime ore. ASIA sta facendo uno sforzo imponente, in condizioni difficili. Io vorrei ricordare questo dato, che lo dico in tutte le sedi, l'ho detto anche nel comitato l'altro giorno alla presenza del Ministro. Noi formalmente siamo 1 milione di residenti. Quindi dovremmo avere risorse per 1 milione di persone e non abbiamo risorse umane ed economiche per 1 milione, noi siamo 3 milioni. Cioè noi in questo momento, oggi, 18 dicembre, nella città di Napoli, nell'arco di una giornata, girano più o meno 3 milioni di persone. Tra campani che sempre di più si riversano, e noi siamo contentissimi, nella nostra città, viaggiatori nazionali e internazionali. Quindi diventa uno sforzo enorme. Io ho visto il piano di ASIA, è uno sforzo enorme che so non essere sufficiente, ecco perché i 5 passaggi quotidiani a Via Toledo, che se uno me l'avesse detto qualche anno fa, io avrei detto è un risultato clamoroso e credo che non raggiungeremo, è molto poco rispetto, come dire, alle esigenze. E quindi stiamo lavorando, e anzi approfitto di questa conferenza stampa e di queste vostre domande per chiedere veramente l'ausilio, il sostegno, ma anche le proposte dei commercianti, delle categorie economiche, perché con l'aiuto di tutti si può migliorare. Per esempio via Toledo, io lo trovo insopportabile che nonostante i 5 passaggi, che ne so, alle 20, alle 21 è piena di rifiuti, non perché ASIA non funziona, i rifiuti non si raccolgono, perché i rifiuti cominciano a essere tanti, da quelli che scendono dai quartieri, ai commercianti, quindi forse con l'ausilio un po' di tutti, con qualche proposta, con un maggiore senso di responsabilità da parte di altri, io credo che si può fare. Insomma, basta fare un esempio: io la mattina quando vengo a lavorare, non voglio citare per non fare né pubblicità né positiva né negativa, c'è un noto esercizio commerciale che insiste su Piazza Municipio che la mattina lascia l'improbabile, cioè che l'operatore di ASIA ci mette un'ora solo per pulire quello che quell'esercizio commerciale ha lasciato là sotto. Vorrei ricordare che c'è un'ordinanza che impone, noi li abbiamo multati più volte, ma abbiamo talmente rimesso in moto l'economia di questa città che la gente guadagna 20 volte rispetto a prima che venisse De Magistris, che evidentemente per loro pigliare 500 euro di multa li assorbono in 10 minuti. Allora questo diventa il tema. Dobbiamo arrivare a chiudere i locali? Questa è la domanda. L'ordinanza lo prevede, ma sarebbe una sconfitta per tutti. Quando si ama Napoli significa avere quel senso di responsabilità che metti un dipendente che guadagna, tu stai guadagnando un sacco di soldi, la sera quando chiudi il negozio, la mattina presto all'alba fai pulire davanti al tuo negozio. Sì, l'operatore di ASIA riesce a coprire una parte che è il centro della piazza dove non ci sono esercizi commerciali. Cioè, sono piccole cose che però danno quel senso di comunità che io, ecco, mi appello al senso di responsabilità di tutti e se ci mettiamo tutti quanti insieme presenteremo una Napoli anche più decorosa. Sì, però non dobbiamo dire sempre che ci sono, siamo pochi, perché sennò io non avrei proprio cominciato a fare sindaco. Perché io come sono entrato qua dentro, la prima cosa che ho scoperto è che non c'era un euro e quindi avrei dovuto dire: signori, sono stato eletto, vi ringrazio, così come sono stato eletto me ne vado. Quindi va bene dire sempre che siamo in meno, però raccontiamo pure alla stampa che grazie allo sforzo di questa amministrazione dal 1 gennaio avremo 96 poliziotti municipali in più e grazie alla credibilità di questa amministrazione durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del Ministro dell'Interno, del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, quindi Lamorgese, Piantedosi e Panza, noi abbiamo chiesto al governo la possibilità di scorrere fino a tutti gli idonei, quindi 96, gli idonei sono 178, fatevi il conto, da 96 a 178 ne potremmo prendere altrettanti. E ho visto un atteggiamento, un impegno da parte del governo e mi fa ben sperare, quindi è vero che ne vanno via 100, però se noi raccontiamo solamente che non potremmo migliorare perché c'è qualcuno che va via, non la penso in questo modo.